Mister Ventimiglia, se abbiamo imparato un po' a conoscerla, non è molto soddisfatto per questa vittoria. Non sono soddisfatto per il secondo tempo perché abbiamo fatto un primo tempo fatto veramente bene. Hanno giocato tutti e tutti bene. Poi tra il primo e il secondo tempo avevo cominciato a capire che qualcosa non andava agli ultimi 5 minuti. Infatti negli spogliatoi ho detto che se giocavamo inizio secondo tempo come gli ultimi 5 ne avremmo presi 3. E così è stato perché purtroppo forse poco abituati alle vittorie perché sono ragazzi, hanno cominciato a pensare un pochino al proprio orticello, però ci stanno queste distrazioni, poi devo dire la verità, hanno avuto una strigliata, ci siamo rimessi subito in carreggiata e abbiamo conquistato 3 punti molto pesanti. Appunto, i 3 punti sono la cosa più importante, cominciate a guardare la classifica un po' più distesi. Sì, era normale che dopo partite, la trasferta di Avellino e la partita con l'Eboli erano abbastanza difficili, insomma, vedere la classifica e trovarci 14esimi, un pochino di preoccupazione ce la dava. Non che adesso la nostra classifica sia cambiata, però, insomma, 3 punti, soprattutto una squadra così giovane, possono solo fare bene. Siamo con Lorenzo Imparato, non è il tuo esordio, ma oggi hai potuto giocare qualche minuto in più, sei soddisfatto? Sì, sono felice. Anche se mi sono mangiato un gol avanti la porta, ma non fa niente, l'importante è che abbiamo vinto. Sei un classe 99, come ti trovi a giocare con questi compagni più grandi di te, anche se il gruppo è comunque giovane? L'inizio è stato un po' difficile, poi piano piano mi sto iniziando ad abituare e sono felice di stare in prima squadra. Al di là del mister c'è qualche compagno che ti cura un po' di più, che ti fa da chioccia, diciamo, più degli altri. Sì, ci sta Federico che diciamo mi aiuta anche perché è il mister degli allievi che lui mi ha diciamo, imparato come giocare, i movimenti e tutto. Qual è il tuo obiettivo con questa prima squadra? Vuoi segnare? Sì, è la prima cosa, poi le altre cose non importa. Mister La Grotta, peccato per come è andata la partita, c'eravate quasi nel primo tempo, probabilmente l'avete persa, entravano troppo facilmente fra le due linee, peccato, ma la prossima potrebbe andare meglio perché la squadra è in crescita. Sicuramente sì, diciamo che il primo tempo eravamo ancora in macchina, in autostrada. Purtroppo veniamo da un periodo non molto buono, questa è la terza partita, terza sconfitta. Noi al di là del risultato a noi interessano tante altre cose che per il momento un po' alla volta comunque arriveranno. Per il momento va bene così. Peccato perché il primo tempo è stato regalato. Ma fa ben sperare la reazione nel secondo tempo, fa ben sperare perché c'è la salvezza da conquistare. Sicuramente l'obiettivo nostro è quello, la salvezza, ma sì, pure perché diciamo il problema principale è che molti di questi ragazzi, anche se sono giovani, lavorano, stanno ancora lavorando, noi stiamo ancora in piena attività là in Costiera Amalfitana. Infatti anche oggi è stato un sacrificio, siamo partiti alle 11:30 per arrivare alle 3:15, immaginate un poco il traffico, oh, vabbè, non fa niente, va bene così. Colgo l'occasione per ringraziare la società Cus Caserta, il mister, siete stati veramente bravi, complimenti e soprattutto complimenti per l'idea dei giovani perché è la stessa nostra idea, grazie ancora.